con Gigi Iacomino, appassionato di storia militare, parliamo di Overlord. Quest'anno 80 anni dallo sbarco in Lombardia. Sì, buongiorno a tutti. Allora, quest'anno ricorrono gli 80 anni di Overlord, quindi lo sbarco in Normandia che ha sancito poi la liberazione dell'Europa dal nazifascismo. Liberazione già cominciata con la campagna d'Italia e poi che ha avuto il suo input definitivo con appunto con lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia e del nord Europa. Qual è stato il ruolo della capitanata dello sbarco in Normandia? Allora, la capitanata, per quanto possa apparire ecco strano, ha giocato un ruolo veramente importante per quanto riguarda l'operazione Overlord, soprattutto dal punto di vista aeronautico, in quanto le sue basi sono state preziose per fornire informazioni a livello di ricognizione sui movimenti delle truppe tedesche nel sud della Francia e in Germania, quindi con tutti gli spostamenti, con un'importantissima azione di intelligence e anche il supporto dato dai reparti di bombardieri che, partendo dall'Inghilterra, facevano tappa qui a Foggia e durante il viaggio di andata dall'Inghilterra a Foggia bombardavano la Normandia e poi, ritornando su, colpivano nuovamente la Normandia. E queste sono tutte scoperte che abbiamo fatto leggendo i vari diari di reparto dei gruppi di bombardieri basati in Inghilterra, e quindi con molto piacere abbiamo trovato molto materiale fotografico e notizie storiche inerente la loro presenza qui a Foggia. Ultimamente abbiamo avuto ospiti dall'America che si stanno interessando dei nostri aeroporti. Assolutamente sì, negli Stati Uniti ci si rende sempre più conto dell'importanza strategica degli aeroporti del Foggiano nella Seconda Guerra Mondiale, tant'è vero che si sta muovendo il Ministero della Difesa americano con la commissione KIA MIA, cioè Killing in Action, Missing in Action, che è alla ricerca di circa i resti di 800 caduti di piloti americani che erano di base qui nel Foggiano nel 1944-45, tant'è vero che si sta svolgendo un'importante opera di ricerca in Adriatico. Sono stati già ritrovati tra il Gargano e le isole Tremiti qualcosa come 87 resti di velivoli americani, e inoltre è giunto nelle scorse settimane a Foggia il documentarista americano Bradshaw Branch, che è venuto qui a Foggia per girare un lungometraggio sugli aeroporti di Foggia utilizzati dalla 15ª Air Force, e ho avuto l'onore appunto di condurlo su per questi vecchi aeroporti, perché ormai rimane molto poco, e soprattutto in quei resti, quella memoria che ancora resta della Seconda Guerra Mondiale qui a Foggia, appunto nella nostra città. E il regista è rimasto molto colpito unitamente alla sua equipe, tant'è vero che praticamente vorrà girare un documentario esclusivo sulla città di Foggia e sull'importanza del Foggia Airfield Complex ritornando il prossimo anno.